Ciao a tutti, eccoci qua al 3v3 del Magic Store e abbiamo i primi classificati all'evento Undefeated con dei mazzi in realtà no, questo qui non è particolare, è mazzo abbastanza comune. E i giocatori sono, vai, presentati, che tanto ti conoscono. Piacere, sono Mozzoni Gianluca e questa è la prima volta che provo un mazzo particolare, si chiama Antimeta e mi sono trovato abbastanza bene. E una delle particolarità del mazzo è che non ti dà l'opportunità di vincere il dado, tant'è che ho vinto solo un dado in tutto il torneo e vi assicuro che è poco. Quindi è un going second praticamente. È un going second, quindi e il mazzo mi sono trovato abbastanza bene e la lista è abbastanza standard e ora vi farò vedere il mazzo più forte mai esistito. Mai esistito? Sì. No, la faccio prima io. Grazie. Cos'è che fa prima lui? Ok. Io rubo la scena. Vai. Ah, io faccio presto. Tenene. Allora, ho giocato Snake Eye puro, molto forte, queste le giocano tutti, forti, partenze. Chioma. Ragazzi, sono tutte carte innovative queste. Questa build deck building sposta tanto. Questa è l'engine, molto forti tutte partenze. Non engine. Queste perché se ci fanno le entrap sì. E un attimo, Sama, guarda in pala, sono tre. Sono tre. E tre Ash, tre Veiler, tre Perma e poi ho giocato 2-2 con il terzo di Sama. Hai detto che le entrap erano tutte comuni prima. Queste sono super. Vanno trovate comuni. Non ci sono, non esistono. Ok. Ok, vai. Sono 40. Undefeated anche te. Undefeated, fortissimo. Ok. L'extra sono queste, standard. Sono tutte standard a parte 1 in realtà. Questa. Hai creato una combo nuova, vedo. Hai visto? Queste. E questa è la 15ª che può essere Typhoon, può essere... Salutiamo Fragno. Acce Squad, un saluto a Fragno come sempre. Ok, va bene. Forte dell'extra. E il side abbiamo perso, abbiamo perso queste due per completare le HT, due di queste perché ho spazio solo per due, queste perché contro i rogue sono forti, e tre bestial e tre cyclone per voiceless centurion, centurion, vabbè, tutto, e poi tre fenrir perché a guerra di HT, visto che ne sai davo infinite, sono forti. Ok, grazie. Basta. Posto. Giocatore. Ah, vado io? Vai. Cioè, sono stato declassato. Va bene. Sì, sì, okay. Perché te sei il migliore. Allora, io ho portato Tyr, era l'unico mazzo che avevo pronto, però ha performato molto bene. Allora, tre Reino. Questi qua ovviamente. Perché uno? Player non si è presentato. È l'innominabile. L'innominabile. Ok. Non sappiamo chi sia. Molto bene, poi questi tre ovviamente. Tanti fan dei canali lo sanno chi è. Esatto. È il giocatore più forte di Tyr. E questi sono tutti Tyr. Dopo Tommy. Poi. Ciao Tommy. Ho giocato con gli Horus. Oh. Sono stati fortissimi. Adesso è l'unico modo per giocare il mazzo, secondo me. E ovviamente i due rimescolini. Grande. Vabbè, ci stanno. Questi... Perché solo uno e uno? Per una questione di matchup. Di spazio. Di spazio. Ok. Quanto poi, giochi? 40? Perché è pieno, ovviamente. Non sta neanche Pier Paolo. Poi ho giocato i due Malicious senza il Denier. Perché non tre? La Bane dice così. E ho giocato mono Shadow perché nell'extra gioco Winda ed era l'unico secondo me decente. Non ho giocato Cavo perché non volevo dare la possibilità di restare fuoco, certo, agli Snake Eye e ai Fire King. Ho giocato Danger. Questi... penso che volavano sempre via per il side, li ho tenuti poche volte. Fanno schifo, va bene. Sono buoni solo da primo. Sì, esatto. Poi ho giocato doppio Ferrir. Buoni solo da primo. E la tartaruga, la buona solo da primo. Quanti è la carta più forte del mazzo. No, li hai vinti tutti, li hai persi tutti. No, ne ho vinto solo uno. Solo uno come me. Perfetto, siamo tutti con X-Second, benissimo. No. Questi sono tutti mostri, poi ho giocato magie, due urla. Non tre per una questione di spazio. Volevi stare a 40, va bene? Esatto. Maniaco, maledetto. Ho giocato un pianeta pressato. Questo è per chi ha i soldi. Tre della Perlerino e una della Mura. Ho giocato così perché ovviamente, come si vede dalla tartaruga, ho giocato il reparto del Beast. Esatto. E è veramente molto molto forte, dà un boost importante al mazzo.
e ovviamente serci sempre questa, queste servono se ovviamente ce l'hai già in mano oppure a come tool in più, sì. Esatto, mid game magari c'hai gli Horus al cimitero e restarli non è male. Poi l'unico modo per avere entrambi gli engine, sia Horus che con Beatrice, arrivi da una parte e dall'altra. Esatto. Poi ho giocato due sarcofagi o Ghi. Oghi, questa è una bella domanda. Sarcofagi. Gì. Sarcofagi. 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 GG. Vabbè, controlleremo, faremo sapere. E tra Foolish Buragoods perché apre a tutte le giocate del mazzo praticamente. Uno in italiano e due in inglese. Sì, ce l'ho così. Non si può vedere. Vabbè, poi Sepoltura Shock, ovviamente. Le due Ferri Sciurlo e la Bridge. Quindi 40. Poi extra. Sarà innovativo questo extra? No. Ok. Rango Drago che mi serve per fare la giocata con Bamut Shark, Garura. Questo l'ho tirato molte volte per OTK-are in realtà. Lui e lei. Queste sono un po' staple. Sono loro, va bene. Non c'è nulla. Questo è un artwork nuovo? Sì. Ok. Nuovo. Non l'ho mai visto. 5 anni. Non giocavo. Poi ho giocato Xyz, allora Ranghi 4, Redoer e Shark, vabbè ovviamente con la rana. Non ne ho giocati altri, inizialmente giocavo Dweller, poi Male, il nostro capo team, mi ha detto di toglierlo e ho preferito questi. Poi Bea ovviamente, lui ovviamente, e ho messo questo, suggerimento di Mala, perché pensavo sarebbe stato forte e in effetti è stato molto molto forte. Ho beccato a un certo punto Kashtira e contro Kashtira è stato parecchio forte, quindi sono stato contento di averlo giocato. I Link, le ultime tre carte sono Dark, mai tirato, sempre giallo, e SP ovviamente, questo che mi fa fare la giocata di Merlin. Ah, era una fusione searchabile. Sì, di Merlin. Ora vediamo il side nel quale non ci saranno carte mandabili di Spring. Allora, Triplash. Ho deciso di giocare questa perché post side avevo paura dei mazzi, tra virgolette, un po' FTK, magari un Dark World, o comunque avevo paura di Branded Fusion che mi fa Puppet, quindi ho deciso di giocarle. In generale una carta buona, è stata forte anche contro Flow Wanderies. Poi ho giocato i Bestial, anche questi me li ha suggeriti Mala, ne ho giocati 4 anziché 3 perché poi vedremo, ho giocato le TDT, ne ho giocati solo 2 anziché 3 perché ho preferito avere un Bestial in più piuttosto che il preset di TDT e sono stati molto molto forti. Quando ho giocato contro Voiceless Voice sono stati praticamente partita vinta solo questi. Poi ho giocato questo come giocano tutti. Ho giocato Colled, l'unica carta insieme alle TTT quando vai primo. Sì, l'ho tirato anche una volta contro Shifter, fortunatamente. Follia. È una leggenda, ma esiste. Follia. Dopo raccontiamo la mia di leggenda. In generale questa è forte going second anche contro Snake Eye, quindi vai. Ci sta a mettere nel side. Spolvero. Per inizio. E doppia tattica perché è una carta forte in generale, sia contro Going Force, contro i mazzi che hanno molte HT, ma in generale contro i mazzi che magari ti fanno Xyz come Kashtira o robe del genere è forte anche da rubare mostri. Infine Tripla Evelyn, sì, anche questa me l'ha suggerita Mala e è stata forte effettivamente. Sono contento comunque contro Kashtira, e anche contro Piccione quando l'ho preso. Sono stato soddisfatto, ho fatto il suo. Carta tutti i matchup. Va bene. Passiamo al giocatore migliore. Calma, vi chiedo di stare calmi. Allora, intanto stiamo calmi, ok? Ora vi spiegherò tutto di modo che possiate usufruire dei miei dati per poter giocare questo magnifico mazzo. Non dei dadi, perché... No, dadi o... Cioè, un solo dadi in tutto il torneo e i turni erano tantissimi, quindi... Partiamo dai monsterini, ok? Siamo Eagle. Allora, è sempre una normal come sì. Eagle, ma questo li fa vincere. È più forte, sì, è prima edizione Seeker. Poi playset sbagliato, perché due sono in prima edizione però uno in inglese, ok? Comunque bella carta. Ecco, questa è una carta considerabile going second. Due volte partendo secondo mi hanno aiutato a ribaltare. Contro Branded hai spaccato tutto, è stato contro fortissimo. Branded è stato fortissimo. È stato fortissimo. Poi due Bebe, i Marrani, acqua. E meno male che non ho beccato Ricca. Poi e le due amiche nostre. E questi sono i monsterini. Poi soddisfatto del rate dei mostri? Allora, molto soddisfatto.
quasi sempre pescato mostro, solo una volta non sono partito di negazione di special, ma l'ho fabbricato, quindi sono riuscito a rimanere così. Allora, due per, ne giocavo tre, ma a 41, ho preferito giocarne due a 40. Ci sta, giusto. Questa molto forte, mi ha fatto vincere una partita. Una? Una sola volta in tutto il torneo l'ho vista e mi ha fatto vincere. Allora, due pot, non ne metterei tre, ma la maggior parte delle volte cozza con altre carte, comunque... la giocherei lo stesso, anche perché giocando Garura eccetera che ti fa pescare magari. Esatto. Poi la carta più forte del mazzo, cancro tremendissimo, il fatto che torni in cima al mazzo non si può sentire e quindi sì, troppo forte, no, allucinante, stiamo parlando del nulla cosmico, proprio del nulla. Poi full combo Snake Eyes, se te evochi Jojen e metti quella lì, alzi tutto, è follia pura, non so cosa dire, è follia pura, follia pura. Double Servant, allora molto forte, sempre con i second. Devo ammettere che il fatto che sia riuscito a giocare da secondo è perché comunque vedevo o Nadir o Jojen, comunque carte che mi davano l'opportunità di giocare, ovviamente le gioco, quindi, però ecco, questa è stata una buona cosa, ecco, lo ammetto, il mazzo non perde automaticamente perdendo il dado. Poi Triple Dwellers, ovviamente sapete che ce le ho max rarity in prima secret americane, ma sono nei mazzi retro format, perché io nasco come retro format player, ho 52 anni per chi non lo sapesse. Poi questa molto forte, vista pochissimo, ma se la vedessi sempre sarebbe illegale perché previene la distruzione anche dietro, e quindi questa sì, per forza 3 è fortissima. Poi le trappole, vediamo le trappole. Skill Drain, la gente dirà ma scusa, ma cozzano con i mostri, cioè hai un 1200, avete ragione, se non fosse che in coppia con questa è finito il game, quindi se vi annullano in un qualche modo con perma eccetera l'effetto di Paki, vogliono poi attivare i loro effetti, noi attiviamo Skill Drain, che ricordo essendo rara Dark Crisis in prima, quindi max rarity, ok, molto, molto meglio anche delle ultimate, che tra l'altro ho americane. Ringrazio Alessio Giordano. Comunque queste in coppia, dicevo, molto molto forti, quasi auto win. Tre cattura, molto forti, per togliere i mostri che ti fanno da palo per non farti attaccare. Tre punishment, molto forti. Molto forti, però in teoria se ne può attivare una per turno, quindi l'ho scoperto durante il torneo, ma va benissimo. E spiace perché sarebbe bello attivarne anche due a turno, ma non si può. E queste sono molto belle americane. Poi due bribe, sono forti quelle. Questa è molto forte, la vorrei ultra ma non me la posso permettere, se qualcuno dei miei fan me la vuole regalare è ben accetto. Dark Legend, poi tre per di solenni common, rigorosamente, perché questo è ne parlavo prima, il 17esimo mazzo in cui la gioco, quindi io ho circa 40-45 giudizi solenni, ho una cinquantina di solenni di tutte le rarità esistenti e quindi non mi andava di spostarle, comunque ce li ho PMT in prima, giusto per specificare, e quindi questo completa, sono 40, ok, oh. E che sembrano 80 ma sono 40, hanno le buste quelle lì che andiamo all'extra, utilissimo. Beh, utilissimo, best card ever, porta Garura per pescare uno ed è un 3500, questo è mio, questo no, sì è il tuo perché è quello inglese, esatto. E questa non sono in fila, perdonatemi. Ah, ma quindi giochi spoli. Ah, target di spoli, esattamente, target di spoli. E ok, andiamo al sign. Anche di Cherries magari. Esatto. C'è la randa. Allora, trip border per battere il mazzo che ho di più sul pianeta Terra, Flow Wanderers, che è l'altro mazzo che gioco io, quindi mi auto. È molto forte, poco da dire. Poi la carta che, ecco, questa è la carta che mi ha fatto vincere la maggior parte delle volte che partivo secondo post sign. No. È Matched, spoli ancora no, con calma. Matched, che dire, molto forte, non capisco come sia possibile che in tutto il torneo non abbia giocato contro un Omni Negate, ma vabbè, non ci sono Omni Negate,
Comunque, pescato sempre come sesta. Ah, non ci sono perché prima tiri shifter. Esatto. Dici le superpoli? No. Ogni volta le Omnigate non ci sono perché con tiro poi sentivo la mossa che diceva: ma ce l'hai l'Omnigate in campo? No. Esatto. No, è lui. Entra in battle. Esatto. Allora, double Pancrotop. E quello Seeker me l'hanno rubato, lo ritroverò. Sempre con Insect. Best card del mazzo. Best. Spon. Allora, c'è una leggenda. Visto che c'era la leggenda narra che questa carta non sia mai riuscita a essere utile. Contro la carta più odiata degli antimeta. Io l'ho visto in diretta, signori. Allora, è successo per la prima volta e vi assicuro che non è la cosa più soddisfacente del mondo, molto più di altre. Concordo. Che ovviamente non posso dire per non far censurare il video, però vi assicuro che è molto meglio di altre. Sì, concordo. Allora, non insultatemi del fatto che non sono uguali. Comprerò la terza, promesso. 1, 2, 3 combo mangiata dai cani. Non so, allora, rotta. Volevano... Allora, il mio Oppo, 7-4, due mostri, fa entro in battle, e io, ok, e lui, attivo matched, e io, flippo wall. Allora, vi assicuro che la faccia del mio Oppo non era di quelle più felici, e vi assicuro che quando è entrato in battle rideva, cioè, garantito, rideva, cioè, pensava di aver vinto, peccato che già si è trovato un muro davanti. Perché sei te che sei enorme? La quindicesima sarà spoli comunque. E quindi ora mancano le tre spoli, ma c'è una carta, la terza Brian. Le spoli non ci sono. Perché? E perché ci siamo sbagliati. va bene. Comunque, che dire, questa è stata la più forte. Ogni volta che partivo prima la saidavo, mi aiutava a counterare perma. Ma lo mettevi sempre la prima? E da primo non contro tutti. Non contro tutti, lo mettevo contro. Beh, si faceva contro match, era. Sì, ma lo facevo contro mazzi comunque di sinergia bannavano, quindi okay, contro, okay. A parte che è successo contro Desp che qualcosa banna, quindi che dire, il mazzo ha workato molto bene e ho vinto tutti i match. Tutti abbiamo sempre fatto. Allora, e specifico, ogni membro del team ha vinto il proprio match ogni volta, quindi tutti e tre i player vincevano il proprio match ogni volta. Quindi questo dimostra anche che c'è unione, coesione, un gruppo bellissimo, veramente unito. E sono andati via i tuoi compagni però nel frattempo. Non è unito come pensavo. E niente, vi consiglio di provarlo, è un mazzo che spezza il meta, veramente forte, molto valido e molto skillato, quello sì, lo ammetto, perché comunque devi capire quando attivare le trappole. Wow. E più o meno, però, quando ti hanno outato Pachicefalo. Vabbè, adesso non è che dovete dire i segreti. Comunque, diciamo che è molto skillato. D'altronde, sono qui. Niente, ringrazio tutti i nostri fans. Mettete like. No, aspetta, com'è che fanno YouTube? Allora, mettete like al video. Se non vi siete iscritti, fatelo, che ci aiutate a creare una community sempre più grande. Ciao Samma, e ti avrei voluto qui con me a fare la profile. Non ha mai vinto un torneo in tutta la sua vita. È vero, però quello è vero. Quindi non ti avrei voluto. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima top, che sarà sicuramente il prossimo torneo. E un abbraccio a tutti e buona Pasqua. Samma, il nonno ti vuole bene. Ciao.